Eccoci qui. Benvenuti a tutti. Saluto il nostro pubblico da parte di tutti i soci dell'Associazione Lampionieri e do il benvenuto per questo secondo incontro al filosofo, psicologo clinico, criminologo, formatore, counselor, supervisore e non so cos'altro, Massimo Buratti. Ciao Massimo. Ciao, ciao Ele. È un piacere averti qui con noi. Allora, oggi siamo qui con il dottor Buratti per parlare del simbolo nella pratica riabilitativa, nella pratica clinica, nelle relazioni di aiuto. Beh, io partirei da una domanda generale che ho fatto anche al primo incontro, e non mi dilungherò molto, quindi chi fosse interessato può andare a rivedere il primo incontro con il poeta Fabio Pusterla, tenutosi il 23 giugno scorsa settimana. E Massimo, io ho fatto una domanda all'incontro precedente, collegandomi al pensiero di Carl Gustav Potrebbe Jung. esserci un problema. Non ti sento, Eleonora. Mi Non mi senti? spiace, ma non mi arriva la tua voce. Ecco, adesso mi senti? Massimo? Provo a mettere le cuffiette. Massimo, mi senti? Pronto? Niente. Che facciamo? No, non so se tu mi senti, io però non ti vedo, ma non ti sento bene. Io provo ad uscire e rientrare. Adesso? Mi senti Ok. adesso? Allora. Niente da fare, aspettiamo un attimo. Il bello della diretta, d'altronde. Io nel frattempo lo dico, chi fosse interessato alle nostre iniziative, le iniziative dell'associazione, gratuite, aperte al pubblico, e o chi volesse associarsi a noi, può seguire tutte le nostre iniziative, avere informazioni sul nostro sito www.lampionieri.it. Ecco Massimo. Eccoci qua, adesso ti sento bene, non so cosa fosse successo prima, ma ho capito che mi hai presentato e mi ero già abbastanza, come dire, emozionato per tutte le aspettative che in qualche modo hai aizzato contro di me. E però la domanda non l'ho. No, no, la domanda non l'avevo ancora Ah, fatta. ok, perfetto, vai, vai tranquillo. Dicevo che la mia domanda di apertura si collega un po' anche al primo incontro con Fabio Pusterla, il poeta che abbiamo appunto intervistato scorsa settimana. No, perché dicevo che appunto di simbolo ne hanno parlato in tantissimi, soprattutto psicologi. Io vorrei citare Jacques Lacan, Wilfred Bion, Eric Fromm. Però tra tutti questi mi ero concentrata sul pensiero di Carl Gustav Jung, perché mi piaceva un po' il significato, l'accezione, diciamo, positiva che lui attribuisce al simbolo. Cioè per lui il simbolo non ha soltanto un significato retroattivo, quindi un approccio causale, ma anche un approccio finalistico. Quindi si configura come un trasformatore di energia in grado in qualche modo di facilitare lo sviluppo del sé. Quindi a tal proposito volevo chiederti cosa ne pensi, se sei d'accordo con questa riflessione e più in generale. Parleremo anche del disagio psichico, dei pazienti psichiatrici, eccetera. Però ecco, più in generale volevo chiederti, nella pratica clinica, quando arriva da te un paziente, un cliente con un disagio importante, come affronti il tema, se lo affronti, il tema del simbolizzare, se fa parte del tuo modo di lavorare, insomma, con loro. Sì. Beh, innanzitutto, rifacendomi un po' a quello che dicevi, al concetto junghiano, di simbolo, eccetera, è chiaro che mi ritrovo in questo tipo di riflessione, ovvero il simbolo è qualcosa di attivo, di attivo e che crea una tensione verso il fuori, il fuori inteso nel senso proprio dal mondo interno verso il fuori, e allo stesso tempo il fuori inteso come dal presente verso una dimensione futura, verso una dimensione di completezza, di compimento, eccetera.
Io farei una importante distinzione nella pratica clinica, parlando di riabilitazione da un lato e di invece percorsi psicologici dall'altra, perché ovviamente il punto di partenza da cui le persone che accedono da me, dai colleghi che fanno il mio lavoro, è sicuramente diverso. Ecco. Proprio anche, direi quasi soprattutto, per quanto riguarda l'aspetto più simbolico. Cosa intendo? Il simbolo che cos'è? È qualcosa che sta al posto di qualcos'altro, no? È symbolon, cioè è un rimando a una dimensione diversa. Nelle situazioni critiche, nelle situazioni difficili, nelle situazioni in cui ci sentiamo senza speranza, senza possibilità di via d'uscita rispetto a una situazione, eccetera, il piano simbolico viene compresso a tal punto da perdere magari la capacità di osservare gli aspetti simbolici nelle cose che si fanno, eccetera. Nella malattia psichiatrica grave, nel disturbo psicotico, poi di fatto, perlomeno io spesso mi trovo a dover trattare nelle comunità terapeutiche, nei percorsi, eccetera, allora nell'universo simbolico, come dire, dello psicotico, il simbolo non è più qualcosa che rappresenta qualcos'altro, come dire, ma è diventato concreto, è diventato proprio, no? Ti faccio un esempio molto interessante, per esempio, anche per dare modo a chi ci ascolta e magari non ha esperienza di questa cosa per capire cosa intendo. Anni fa, vabbè, non dico quanti anni perché potrebbe diventare un po', come dire, ecco, penso 25 anni fa, grosso modo, quando iniziai a fare questo lavoro, io questo lavoro lo faccio da 28 anni, incontrai una persona, un giovane uomo, che era ricoverato in reparto prima e poi venne in comunità da noi per un disturbo al ginocchio. Lui perlomeno lamentava, l'unico sintomo che lamentava era male al ginocchio. E ovviamente rivolgendosi a me disse: ma voi siete completamente pazzi, perché io ho male al ginocchio e voi mi mettete in psichiatria. Cioè, cosa c'entra il ginocchio con la psichiatria? Voi siete davvero... No. Si sentiva proprio, come dire, anche ingiustamente, come dire, curato, ingiustamente non ascoltato, eccetera. Poi, una sera, ricordo, eravamo in veranda a parlare, a chiacchierare con gli altri ospiti e c'era anche lui presente. E c'erano due o tre pazienti molto profondi, molto capaci, che parlavano di cose interessanti, di cose, come dire, della vita, no? Eccetera. E lui fermò tutti dicendo: no ragazzi, ascoltate, state camminando troppo veloce, io ho male al ginocchio. Ecco il ritorno del simbolico in una dimensione sempre concreta, in una dimensione delirante, in una dimensione in cui è chiaro che lui parlava sempre del ginocchio. Ma questo dolore del ginocchio si acuisce quando metaforicamente, simbolicamente, il gruppo cammina troppo veloce, ovvero fa discorsi che possono essere un po' fuori portata per lui. Ecco, questo esempio che mi è venuto in mente proprio in questi giorni, sapendo che ci saremmo incontrati, è davvero importante a mio avviso. Perché? Perché ci restituisce quello che può essere un simbolo, però in una dimensione particolare, non è più ciò che rimanda a qualcos'altro, è come se avesse perso il legame con l'altra parte della metafora, con il referente, ma torna ad impossessarsi del suo referente, quindi, rimanendo però in una dimensione sempre concreta. Quindi non abbiamo, come dire, no, non è la psi dell'alfabeto greco che noi sappiamo rimanda a psiche o psicologo, e questo è proprio il simbolismo, come dire, è un simbolo classico, è un rapporto casuale, è un rapporto convenzionale. No? In questo caso il corpo diventa il luogo dove si esprime un'angoscia, un dolore, un'incapacità, un senso di inadeguatezza psichico, che però è, come dire, simbolizzato dal non poter camminare veloce come gli altri. Ecco, questo è un aspetto molto, molto importante.
Lo stesso tipo di simbolismo, giocato in un universo nevrotico, spesso può sembrare a prima vista simile, ovviamente non lo è. Per esempio, ci sono persone che vengono da me perché hanno disturbi di ansia, perché hanno disturbi, no? E ricordo, ad esempio, ma di questi casi ne ho tanti, ne sono successi, sono accaduti molti nel tempo. Sintomi particolari come la dispnea, come la mancanza di fiato, ecco, non in una dimensione Covid come quest'ultima che stiamo attraversando, l'asma, certi sintomi, no? Sono proprio simbolicamente legati ad una dimensione relazionale, affettiva, no? A qualcuno che ci toglie l'aria. Ricordo che mio carissimo amico abruzzese, in Abruzzo soffriva di asma. Quando lavorava a Milano l'asma non c'era più. Quando tornava dalla mamma in Abruzzo, tornava l'asma. Ma la cosa interessante era che quando la mamma dall'Abruzzo veniva a trovarlo, lui veniva l'asma a Milano. No? Allora, è chiaro che c'è una... nesso. In questo caso la malattia, che è un disturbo conversivo in questo caso, tecnicamente, come dire, cioè è proprio la mancanza di simbolizzazione che porta a far diventare sintomo corporeo. Questo, ecco. Quando il paziente, in questo caso era un amico, per cui ovviamente non... però quando il paziente è in grado di realizzare questo tipo di connessione, è in grado di vedere qual è la portata simbolica del proprio sintomo, spesso il sintomo può anche rimettersi. Perché ha esaurito la sua funzione, cioè che è quella di avere trasferito sul corpo qualcosa che era inaccessibile dal punto di vista psichico. Tutti i disturbi conversivi sono così, parte delle malattie psicosomatiche e tutta una serie di situazioni. A volte anche proprio, come dire, aiutare la persona a comprendere non tanto ciò che accade, ma il significato dei propri comportamenti, no? Proprio prima di collegarmi con voi, ero con una persona alla quale voglio molto bene, una cara amica e collega, e mi raccontava due o tre situazioni molto diverse tra loro, che però hanno più o meno lo stesso funzionamento, no? E che la riguardano. Ecco, quando noi siamo di fronte a questo aspetto, cioè io vado in un gruppo e mi sento sempre giudicato, attaccato, eccetera, poi vado in un altro gruppo, è la stessa cosa, poi c'è un altro ancora, allora è chiaro che stiamo parlando di noi, non stiamo parlando di ciò che ci accade, no? E stabilire delle connessioni tra la situazione particolare, che può sembrare il prodotto della contingenza, della sfortuna, e invece ciò che significa per noi, vuol proprio dire in qualche modo riuscire a ristabilire un legame e a risimbolizzare. Allora io mi vedo come quella più piccola in mezzo a un gruppo di genitori giudicanti che non mi lasciano spazio, che non credono in me. Ecco, quando riesco a fare questa operazione, sto sempre male come prima, soffro sempre come prima, ma ho compreso qualcosa di importante, che è il non rimanere sul concreto, il non rimanere su quella situazione. Mi porto a casa qualcosa che rientra in un universo molto più grande, in qualche modo in un universo simbolico, in cui si accede quasi ad una dimensione archetipica, no? In cui c'è il figlio, la madre, il padre, il giudizio, la persona severa, l'alleato, tutte figure in qualche modo simboliche, mitiche, no? Che per loro definizione sono estatiche, cioè dal punto di vista filosofico si direbbe, no? Cioè, l'estasi cos'è? È un qualcosa che è fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Ecco, il simbolo ha questa caratteristica, non è, come dire, è prodotto nel qui e ora, è prodotto da, però ci fa accedere ad un piano in cui la dimensione temporale, spaziale, in qualche modo è ferma, no? E questo lo rende molto importante, tant'è che sembra che la storia continui a ripetersi, almeno fino a quando io non ho inquadrato che c'è un organizzatore molto più grande rispetto a quello che accade. E quindi
come dire, sono in qualche modo anch'io che metto in scena questa cosa. Ecco. Tra il simbolo e la messa in scena c'è una... Cioè, il simbolo è in qualche modo, fa parte del teatro nostro, del nostro mondo interno. Ecco. E quando ci siamo sentiti al telefono, a tal proposito, mi hai detto un paio di frasi che io ho annotato perché mi sono piaciute molto. Dicevi che il simbolo in qualche modo rimanda all'alterità. E poi hai sottolineato il passaggio tra dal fatto al simbolo che il fatto stesso fa emergere, quindi sottolineavi anche come il simbolo possa dare tridimensionalità all'esperienza, no? Quindi penso si colleghi in parte a quello che hai appena detto. E, visto che il nostro pubblico, forse nel nostro pubblico non tutti lo sanno, però correggimi se sbaglio, tu sei anche supervisore all'interno di un'equipe del San Matteo di Pavia, un reparto oncologico infantile. Sì. Io non voglio entrare nel merito, però avevo trovato qualche giorno fa all'interno di un libro di una poetessa, Margherita Rimi, che vorrei citarti, visto che al primo incontro ho parlato di psicologia con un poeta, ho detto adesso parlo di poesia con un psicologo, mi sembra anche giusto, e in questo libro Le voci dei bambini ci sono giusto un paio di versi che vorrei leggere a te, al nostro pubblico, che mi sono parsi, insomma, interessanti. E lei dice: siamo arrivati qui, se trovi la paura, non trovi la parola, una paura, per dirla tutta, deve avere un nome. Quindi penso si colleghi anche a quello che hai detto tu, cioè nel momento in cui riesci in qualche modo a verbalizzare il disagio, a dargli un nome, forse riesci anche a rielaborarlo, no? In modo... Sì, questo ha a che fare con un'operazione fondamentale, che è la nominazione, il nominare. Su questo un autore come Jacques Lacan e altri hanno ovviamente speso tutta la loro vita. Io non ho la competenza necessaria per addentrarmi in questa cosa. Rilevo però questo aspetto fondamentale del nominare, che è un atto di creazione vera e propria. La parola crea, ovvero la parola rende possibile il pensiero. Se una cosa esiste e non ha ancora un nome, non può essere pensata, può essere sentita, può essere avvertita, può creare emozione, positiva, negativa, ma non c'è una parola e allora non può essere pensata. L'indicibile può essere solo sentito. Di fatto le emozioni peggiori, le emozioni più terribili, sono quelle che non hanno ancora uno sbocco verbale, non hanno ancora l'accesso alla nominazione. No? Allora, nella tradizione della Torah, per esempio nella tradizione dei testi ebraici, si dice proprio questo: Dio crea le cose, ma l'uomo dà il nome. Dando il nome alle cose, le crea un'altra volta, cioè le fa esistere in una dimensione psichica, direi io. Ecco. Quando si ha a che fare con tutto il lavoro del supervisore, per esempio, è proprio il lavoro di rendere dicibile l'indicibile. Io ricordo spesso, per esempio, quando proprio nel lavoro che tu hai detto, ma mi capita anche nella pratica di supervisione in psichiatria, nell'oncologia pediatrica c'è il tema della sofferenza dei bambini e del fine vita dei bambini, quindi è un tema assolutamente indicibile. Spesso la dimensione in una dimensione iniziale, il rendiconto, il resoconto che fa il medico di ciò che è avvenuto, l'infermiere, eccetera, è un resoconto scientifico, clinico. Questo bambino è successo che l'abbiamo perso perché... E ci sono delle motivazioni spesso, per uno come me, assolutamente incomprensibili, nel senso che non è il mio mestiere. E notavo questo, notavo come apparentemente tutto sembrasse, no? Sembrasse in qualche modo comprensibile, ineluttabile, incontrovertibile. Mancava l'elemento più importante, cioè l'elemento vitale, l'elemento emotivo, no? E a volte per riuscire a
riportare l'emotivo, quindi ad aiutare la persona a liberarsi da questo aspetto che è difensivo, per non fare uscire il dolore. Bastava proprio chiedere due cose, no? Ma come si chiamava di nome? Quanti anni aveva? No, bastavano due, tre. E per vedere sulla faccia del collega sgretolarsi la difesa e emergere l'umano. No? È molto importante questo. Non siamo cognomi, siamo nomi. E il nome è irrepetibile, mentre il cognome è la tradizione. Il nome è ciò che hai, che sei. E di Eleonora ce n'è una, di Massimo ce n'è uno, di Giovenni ce ne saranno tanti, di Buratti ce ne saranno tanti. E allora, in questo tipo di nominare, noi restituiamo all'altro ciò che è, ridiamo dignità. Ovviamente, in una dimensione di perdita, contattiamo il dolore della perdita. E quindi la supervisione spesso ci permette proprio questo, no? Ci permette di entrare in una dimensione in cui, per una volta, cerchiamo di non difenderci e di far tornare in qualche modo anche proprio il dolore nel suo luogo originario, che è quello da cui è partito, l'abbiamo bloccato per, no? E penso che questa sia una cosa molto importante, anche perché più parole troviamo, più pensieri possiamo fare. In questo io cito sempre la lettera sull'umanismo di Martin Heidegger, dove lui ci dice questa cosa fondamentale che accennavo prima a voi, prima del collegamento, no? Lui dice: il linguaggio è la dimora dell'essere e i suoi guardiani sono i filosofi e i poeti. È interessante, il linguaggio è la dimora dell'essere, cioè è la condizione di possibilità di pensare. Se in italiano dico sano come un pesce, e dovessi tradurlo in inglese non mi capirebbe nessuno, perché in inglese si dice sano come un violino, say like a violin, che insomma direi che in italiano non si capisce perché, no? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo parlando di due case diverse, di due sistemi di rappresentazione diversi, di due simbolismi diversi. Grazie. Per noi il pesce è dimostrazione di sanità, poi devo dire sembra che sia per il fatto che il pesce ci mette molto poco a morire, per cui o lo vedi vivo o lo vedi morto, allora se è vivo vuol dire che è sano. Così me l'hanno spiegato, non so se sia vero. Invece il violino rappresenta appunto uno strumento che se avesse delle crepe, se avesse delle cose, non riuscirebbe a suonare. E quindi questo, almeno mi è stato detto che è la ragione. Se però gli anglofoni hanno incaricato il violino di rappresentare la sanità e noi italiani abbiamo incaricato, come li abbiamo, simbolizziamo sul pesce, è interessante questa cosa. Non è che non ci siano i pesci in Inghilterra o i violini in Italia, anzi Cremona è la patria del violino mondiale, mica solo italiano. Però abbiamo deciso di fare questo, abbiamo prodotto questo pensiero, e questa è una cosa molto importante, ed è molto importante che i guardiani siano i filosofi, cioè quelli che amano solo sapere, non hanno delle intenzioni particolari, vogliono solo sapere tutto, senza avere una mira particolare, e dall'altra parte i poeti, cioè quelli che il linguaggio lo usano ma lo stirano, lo stortano, lo piegano, ne fanno un uso creativo. Qui mi viene in mente un passaggio molto bello sul linguaggio e su questo aspetto, diciamo, della creatività, del così parlò Zarathustra di Nietzsche, quando l'autore, che sicuramente anche di disagio psichico se ne intendeva, Nietzsche è morto il 31 agosto del 900 in manicomio a Collegno, a Torino. Quando Nietzsche descrive i caratteri di Zoroastro, di Zarathustra, insomma, del superuomo, no? Dice: Zarathustra non cammina, danza, non parla, canta. Ecco. Quindi in qualche modo c'è questo aspetto fondamentale dell'usare in modo creativo le cose, del cercare connessioni diverse. Ecco. In questo, secondo me, l'universo simbolico si apre molto di più. Ecco.
altrimenti è vero che è simbolico anche un segnale stradale, ti dice dove puoi andare, dove non puoi andare, rimanda ad altro, per cui, però noi ci occupiamo di cose un po' più, e questa è la tridimensionalità che dicevo. E poi spesso il di fuori, scusa se solo un secondo, spesso il di fuori lo vedi anche nelle dimensioni critiche. Io, un'altra cosa che mi è capitato spesso di raccontare, ad esempio, io un mio paziente ebbe una crisi psicotica molto grave, una crisi classica in cui spaccò tutto, eccetera, e venne ricoverato in una dimensione veramente critica. Andai a trovarlo al Policlinico qua a Milano, la famosa guardia seconda, cioè il reparto di psichiatria del Policlinico, e non parlava, era assolutamente mutacico, in una dimensione quasi catatonica, cioè proprio di chiusura totale. Stringeva solo in mano una specie di palla di fil di ferro. In realtà questa non era una palla di fil di ferro, erano dei Ray-Ban, degli occhiali, Ray-Ban, è presente quegli occhiali, i Ray-Ban quelli che hanno il ricciolino, che sono tutti fatti di metallo, no? Uh-huh. Lui aveva rotto le lenti di questi occhiali e li aveva accartocciati. Allora io mi sedetti vicino al suo letto, lui aprì le mani e mi fece vedere quei Ray-Ban, senza parlare. Allora io presi questi Ray-Ban e cominciai a vedere se si potevano riparare, mettere a posto, no? E poi glieli passai, lui continuò questo. Questa operazione durò più di un'ora, fino a quando ricostruimmo quello che poteva sembrare lontanamente un simulacro di Ray-Ban. A questo punto lui li prese, li posò con una delicatezza, come si posa un bene prezioso, molto fragile, un comodino, e mi disse: io avrei voglia di prendere un caffè. Ricordo che c'erano gli infermieri che mi presero per Padre Pio, non lo so, perché questo era un mese che non parlavano. In realtà la connessione è stata proprio quella. Non abbiamo messo a posto gli occhiali. Questo è quello che Zapparoli chiamava l'atto parlante, no? Cioè io in una dimensione concreta rimando però a qualcosa. Io mi sono immaginato che il suo io fosse così raggomitolato, distrutto, senza forma, e piano piano l'abbiamo rimesso a posto. Però in questa operazione noi diciamo alla persona che è possibile, che la notte non è infinita, che si può tornare a vivere con tutte le difficoltà, tutte le fatiche, tutte le angosce, e con anche l'eventualità che possa tornare la notte. Però l'importante è che poi si possa rimettere a posto le cose. Grazie Massimo. Tu hai posto le basi per la mia successiva domanda, perché effettivamente hai anticipato un po' alcune mie riflessioni. Vabbè, innanzitutto lo dico al nostro pubblico, parliamo con te anche di pazienti psichiatrici, perché tu sei vicepresidente di Fondazione Ligea Onlus, che ha sede a Milano, che si occupa appunto di disagio psichico. E tu hai parlato di silenzio, che è un simbolo anche quello, no? È un modo per comunicare, a volte forse molto più forte di molte altre parole. E, hai parlato di supervisione, hai parlato appunto delle relazioni di aiuto con pazienti psichiatrici. Io vorrei concentrarmi adesso sui contesti di formazione, perché tu sei appunto anche un formatore. Io personalmente ho avuto occasione di essere una tua tirocinante in Fondazione Ligea. Prima di farti la mia domanda, vorrei partire da una riflessione su un libro che ha avuto modo di leggere in questi giorni, l'Action Research nei contesti organizzativi. C'è una parte interessante in cui gli autori sostengono che sarebbe interessante, cito, far luce sulle relazioni esistenti tra simbolizzazioni degli studenti, cioè dei studenti di psicologia, in quel caso si riferiva, e la loro performance, ovvero il modo in cui poi interagiscono con chi si rivolge loro, quindi nelle relazioni di aiuto. Sostenevano una correlazione tra modelli sociosimbolici e performance.
in modo tale da costituire una buona base di partenza, no? Qualcosa da dare loro e che possa essere poi utile nella pratica clinica. E, appunto, io penso ai tuoi insegnamenti, per esempio, sul silenzio, no? Quando non sai cosa fare, il silenzio, mostrarsi attenti, l'ascolto, no? È molto più importante del dire quelle frasi di circostanza che poi in realtà non sono utili per il paziente, no? Ecco, tu come formatore, dove collochi il simbolizzare di questi tirocinanti, cioè che in qualche modo ascoltano la tua esperienza, che chiaramente è maggiore rispetto alla loro, e penso, correggimi se sbaglio, che sia importante anche imparare ad osservarsi, cioè capire i propri simboli, le proprie rappresentazioni mentali sul mondo, su se stessi, sugli altri, proprio per non colludere con il paziente. Questa è una domanda interessante. La ringrazio per la domanda, sai come si dice? Innanzitutto c'è una cosa, tra noi e l'altro, in questo caso tra me e la persona che viene da me a far tirocinio, insomma, e il collega più giovane, c'è sempre un'alterità, una differenza che è ontologica, cioè c'è una differenza nella preparazione, c'è una differenza nell'esperienza. Io parto dal presupposto che essere nato prima non è un merito, anzi, in parte una sfiga, ma al di là di quello io non mi sento meglio perché ho 30 anni in più di te. Sono nato prima. Cioè, questo c'è poco da dire. E l'esperienza in qualche modo è anche questo, è anche... Quello che a me è accaduto nella mia formazione è che io ho avuto una grandissima fortuna. Cioè io ho passato e passo ancora adesso gran parte della vita circondato da persone che sono più capaci di me, sono più brave di me, sanno più cose di me. E questo per me è una grandissima fortuna perché è una dimensione costante di apprendimento. Alcune persone le conosci anche tu, per cui non te le cito, però è chiaro che poter avere colleghi o maestri come Gian Pietro Sabuto. Come citiamo almeno lui, il presidente di Fondazione Alighieri. Sì, ma al di là della carica è davvero una figura nella mia vita personale anche, ma sicuramente professionale, che ha fatto la differenza. E questo, io sono sempre stato più giovane in tutti i gruppi, ho iniziato piuttosto presto, adesso purtroppo non accade più perché il tempo passa, non sono più giovane, però ho ancora la fortuna di avere delle persone delle quali quotidianamente riesco ad apprendere. Mi chiedo se questo non sia anche una dimensione simbolica. Io mi sento in qualche modo serenamente incompleto. Serenamente perché questa incompletezza non mi dà una angoscia tale. No, perché se sei incompleto puoi prendere due direzioni, quelle della perenne formazione, come dire, o quella dell'invidia. E l'invidia, come dice Tommaso, è una passione triste, è l'unica passione che fa solo male. Cioè le altre, insomma, la lussuria ti porti a casa qualcosa, l'ingordigia pure, ma dall'invidia non ti porti a casa nulla. E non è un merito, non ce l'ho. È andata bene, mi sento fortunato a questo punto di vista. E quindi dico questo perché questo è lo stato d'animo col quale poi io faccio il lavoro e mi piace occuparmi di persone giovani, mi piace occuparmi, cioè più che occuparmi, mi piace dare la possibilità alle persone giovani di partecipare a quello che ho capito io di sto mestiere, che non è poco, però insomma non è mai abbastanza. In questa dimensione, quindi. A me piace passare più che gli aspetti curricolari, gli aspetti nozionistici, che spesso magari le persone che arrivano fresche di laurea, eccetera, possono saperne anche più di me tranquillamente. No, quello che mi piacerebbe fare e mi viene restituito spesso che questa cosa accade, mi fa molto piacere, è quello di aiutare le persone a entrare nella vita di chi fa questo mestiere, quindi che si portino a casa la carne, il sangue, i nervi, non la teoria, la tridimensionalità, un'altra volta, dell'esperienza.
In questo, secondo me, la supervisione è una grandissima occasione. Perché? Perché la supervisione di fatto è lavorare su ciò che è già accaduto, su ciò, quindi su emozioni vere, non sulla teoria. Sai, tu leggi il Gabbard, quello che vuoi, e c'è il controtransfer, c'è l'angoscia, c'è... ok. Poi ti trovi davanti con il paziente, la paziente tale, e ti metti a parlare quando sai benissimo che sarebbe molto meglio non farlo. Allora, o entri in una dimensione giudicante, e a volte il luogo della supervisione è un luogo giudicante, perché poi i gruppi non sono tutti uguali, i supervisori non sono tutti uguali, eccetera. Non ti porti a casa nulla se c'è il giudizio, no? Perché ti porti a casa che devi parlare meno, ok? La prima a sapere eri tu. Oppure quella è un'occasione. Quella è un'occasione per comprendere qualcosa in più, per avere qualcosa in più di sé. Nel caso del silenzio, per esempio, ci sono 1457 silenzi diversi. Il silenzio è una domanda profonda, è una domanda che smuove, mentre la parola, proprio per questa sua capacità di bloccare il pensiero, allora in qualche modo ne diventa la difesa. Ecco, questo aspetto secondo me è importante. È importante, cioè, entrare in una dimensione in cui ciò che mi accade, questo senso di difficoltà, questo senso di... è un'occasione per comprendermi. In questo senso, secondo me. Poi, cosa simbolizzi l'altro? Sai, io non lo so, quando io ti sto accanto, sento la tua difficoltà, la tua sofferenza, cerco di rimandarti che la sento e ci sono, e se hai bisogno ci sono. Poi non so cosa c'hai tu nella pancia. E anche se, posso immaginarlo, se l'ho vissuto magari io, l'ho vissuto io, non l'hai vissuto tu. Allora, questa alterità permane. La conoscenza tecnica e della persona non colma questo vuoto, che rimane la differenza che c'è tra uno e l'altro, che è la ricchezza anche di questo mestiere, la ricchezza di essere vivi, no? Però rappresenta una fonte anche di ansia a volte nostra. Io non so mai, dopo che ho detto questo, ecco, spesso, guarda, ci sono due aspetti che mi rimandano di aver fatto un buon lavoro. E che nel tempo ho tenuto proprio come cose molto care. Quando sento che mi sto divertendo, divertendo non vuol dire raccontare barzellette, peraltro ci divertiamo spesso anche facendo delle battutacce, eccetera, ma proprio sentire questa situazione, ecco. E quando non sento la fatica. Ci sono gruppi che durano 2 ore, 3 ore, finisci, certo, sei stanco, ma ti senti nutrito. Allora, quando accade questo, vuol dire in qualche modo. E questo, nella mia esperienza professionale, è proprio capitato a un certo punto, ecco, quando probabilmente ho fatto io i conti con la performance, no? La performance è il contrario dell'essere. Nella performance non sono dentro, sono fuori, sono, no? Ancora in una dimensione giudicata. Sai quando ti rendi conto di essere uscito dalla performance? E questo lo mandiamo come così, consiglio per gli acquisti e chi ci sente, e lo dico a te perché ti voglio bene. Ma sai qual è? Quando gli altri finiscono di dirti bravo e ti dicono grazie. Il bravo vuol dire che hai fatto, no? Non hai sbagliato i congiuntivi. Grazie è un'altra cosa. Grazie vuol dire che abbiamo mangiato insieme. E a te è piaciuto quello che ho fatto per te, a me è piaciuto quello che hai fatto per me. E allora col grazie noi facciamo un passo in avanti, costruiamo cultura e costruiamo umanità. Anche perché, è questo il punto fondamentale di tutta questa storia, noi siamo, come dire, non abbiamo meriti. Possiamo avere o meno fortuna. Ciò che siamo, a seconda di... Questa è una cosa un po' particolare, ma ha proprio a che vedere col simbolo, con quell'alterità che rimanda al simbolo, no? Tu puoi pensare che ciò che sei
sia dato da tutto quello che hai fatto per te, quindi il fatto che hai studiato, il fatto che ti sei laureata, che hai preso dei buoni voti, che farai l'esame di Stato, che lo passerai tranquillamente, che aprirai una partita IVA, che avrai, eccetera, eccetera. Ah, quanto sono bravo, quanto sono. Oppure io penso invece che non sia così, che sia, che la penso come diceva Kierkegaard, no? Che siamo il prodotto del caso. Anche perché io parto da questo presupposto. Il mio papà, la mia mamma e dove sono nato? Non è che l'ho scelto, eh. Non mi ha dato il catalogo prima. E a loro non ha dato il catalogo dei figli. Io sono quello fermato zoo su svariati milioni che quella sera si è beccato l'ovulo di mia mamma. E quella sera magari dovevano uscire a cena, ma siccome pioveva e la televisione era rotta, sono andato via. No? Ma davvero è così. Poi questo possiamo inquadrarlo in un orizzonte fideistico, religioso, il destino, la provvidenza, Dio. Perfetto. Io lo penso più in una dimensione di così. Io ho avuto questa fortuna. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno dato tanto, ai quali sono riconoscente in una dimensione, ritengo, doverosa. Mi hanno lasciato anche libero di studiare, di fare, io ho cambiato due o tre mestieri, volevo fare una cosa, poi un'altra, insomma. E mi hanno sempre, ecco. E poi ho incontrato un buon lavoro, una buona cosa. Allora, se io mi sento fortunato, se io mi sento, capisci che quello che so, che sono, è condivisibile, no? E non è una colpa essere meno intelligenti, essere meno ricchi, essere meno, non è una colpa, no? È una questione... Se nascevo nel Ghana, era dura, eh? Magari non arrivavo a 50 anni e mi sembrava già di essere campato tanto perché ero arrivato a 35. Questo è davvero, non è un discorso, come dire, tra virgolette buonista, è proprio questo. Ce l'ha fatto capire anche il Covid alla fine, no? In qualche modo, che arriva a un certo punto qualcosa. E io a proposito di questo volevo proprio chiederti questo. So che tu hai fatto ormai tanti interventi su questa tematica. Io sinceramente non voglio neanche entrare molto nel merito, nel senso ne abbiamo parlato fin troppo, però visto che oggi parliamo di simbolo, mi viene da chiederti a livello simbolico cosa pensi che stia avvenendo. Forse in parte potremmo anche collegarci sull'accezione negativa del simbolo, che tu hai già citato in realtà. Sì. Però ecco, cosa pensi che stia avvenendo a livello simbolico? Sì, ma sai, il simbolo per me non è né negativo né positivo, il simbolo è il simbolo, non è quello il punto. Il punto è, secondo me, allora, questo è stato una cosa. Allora, il Covid, a mio modo di vedere, è stato un evento nel senso di Hannah Arendt. L'evento è quella cosa che spacca la linea temporale in un prima e in un dopo. L'evento è la nascita di Cristo, per cui quelli che sono nati dopo sono dopo Cristo, quelli prima sono avanti Cristo. Cioè la nascita di Cristo ha sconvolto, ha cambiato per sempre le cose. Il Covid, secondo me, ha un po', somiglia un po' a questa cosa. Non penso, ne abbiamo già abbastanza evidente adesso, che andrà tutto bene, che saremo tutti buoni, che impareremo la lezione, non l'abbiamo mai imparata in molti milioni di anni e continueremo a non impararla. Potremmo anche estinguerci, se non per il Covid o qualcos'altro, mica detto. I dinosauri sono estinti perché è arrivato il meteorite o magari perché mangiavano troppo. Noi potremmo anche estinguerci perché siamo un po' coglioni. Ci sta, no? Ma davvero penso che sia una cosa che può accadere. A mio avviso, sai che cos'è importante? Che cosa ha significato questo? Innanzitutto, simbolicamente ha rotto una falsa percezione di sicurezza, di benessere, un benessere titanico, no? Un benessere di chi
ha una risposta a qualsiasi tipo di cura, a qualsiasi tipo di cosa, no? Improvvisamente è arrivato un animale, perché poi, insomma, io, come dire, simpaticamente lo definisco la bestia, che è più primitivo di tutti gli animali primitivi, non è neanche una cellula, è un pezzo di DNA. E però rispetto al quale siamo impreparati, non ci possiamo difendere. Per la prima volta la scienza, i medici, eccetera, hanno detto non possiamo difenderci. Quindi siamo tornati, come dire, no? È arrivato l'annuncio, attenzione che la natura, non i cinesi, la natura può tranquillamente riprendersi quello che ci ha dato. Questo penso che sia un simbolo importante. Abbiamo l'occasione di togliere l'uomo dal centro del cosmo e rimetterci la natura, rimetterci Dio per chi ci crede, insomma. Il Dio Pan, perlomeno. No? E poi ha colpito un simbolo importante, questo tipo di, proprio per la specificità di questa cosa, che è il respiro. Il respiro è diventato pericoloso, è diventato la fonte principale di contagio, il droplet, no? Cioè quelle piccole gocce di saliva che emettiamo senza volerlo, anche quelli che non sputano parlando, insomma. Io ho la zeppola, sputo un po' di più, però insomma. Ecco, questo è diventato potenzialmente fonte di morte, no? La vicinanza, il contatto, lo stare vicini, no? È un nemico insidioso che può portare il nipote al nonno, che si annida nei gesti dell'amore, che sono l'abbraccio, la carezza, il contatto, sentire la pelle, sentire l'alito dell'altro, no? Allora dobbiamo mettere distanza. Ecco, la distanza è davvero il contrario di ciò che noi siamo. Siamo mammiferi, non siamo rettili. E i mammiferi hanno bisogno della mamma, hanno bisogno del contatto, non possono starne senza. Ma il contatto diventa pericoloso. Questo, secondo me, sconvolge proprio l'aspetto simbolico di ciò che per noi è vita e di ciò che per noi è morte. Ciò che per noi è pericolo, ciò che per noi è sicurezza. La sicurezza è nel non toccarsi, la sicurezza è nello stare lontano. No? Mentre buon Aristotele definiva l'uomo zoon politikon, l'animale politico, l'animale che sta, che esprime la propria vita nello stare insieme. E questa è un'altra cosa secondo me terribile. Poi la terza cosa simbolica, secondo me molto importante, è il convivere con questa insidia, che è tipico di questa fase. Io tutti i giorni, se guardo la statistica, oggi 126 casi in più rispetto a ieri, insomma, è quasi. No? Allora potenzialmente il focolaio, potenzialmente, no? Ecco, io penso questo, penso che il marinaio saggio è quello che teme il mare, proprio perché lo conosce. Chi non lo conosce va per mare facendo il figo, no? Poi normalmente arriva la guardia costiera ad aiutarlo. Qui è la stessa cosa. C'è stata un'insidia che ha creato un'ecatombe, che ha creato una tragedia, e poi c'è stata, invece, c'è e ci sarà per un po' di tempo, l'insidia peggiore, che è convivere con un rischio, che in questa fase può essere più potenziale che attuale, però c'è. Che diventa un rischio di salute, un rischio legale per chi ha le strutture come le nostre, tu sai che non si può far uscire, non si può far entrare, in realtà si entra e si esce con mille accorgimenti, con mille cose, con mille rischi. Ecco, questa è un'altra cosa. In ultimo, last but not least, come dicono gli americani, in la parte simbolica, il simbolo più grande che davvero è diventato, è tornato ad essere prezioso, mentre in realtà in una prima fase sembrava quasi trascurabile, è stato il vecchio. Il vecchio che
parlo perlomeno per la realtà lombarda, milanese, che penso sia quella che ha dato la prova peggiore in questo. Però il vecchio è l'inutile, mentre in certe tradizioni il vecchio è. I cinesi dicono che una famiglia è felice quando ha i vecchi e i bambini, no? Cioè il passato e il futuro. Però questa categoria di persone non più produttive, non più che teniamo nelle case di riposo, lì ad aspettare, no? Fin dei conti, arriva il virus, anticipa, no? Accelera un po' un processo che. E questo però è diventato il mio nonno, mio zio, mio papà, mio collega. E non è più il vecchio. Ha un nome e un cognome, è tornato il nome. Allora certo che li dobbiamo proteggere. Ma non per proteggere loro, per proteggere il vecchio che c'è dentro di noi. E che se abbiamo fortuna, prima o poi uscirà, perché solo quelli fortunati invecchiano. Gli altri muoiono prima, insomma. No? E quindi questa è davvero una situazione secondo me importante, ci ha portato a rivalutare la vita. C'è una bella canzone che tu da musicista e da grande cantante quale sei, conoscerai, che è L'Umarell, quella di Fabio Concato. Se ti capita vai a sentirla. L'Umarell cos'è? In dialetto emiliano, l'ho letto, non lo sapevo prima. L'Umarell è l'uomo anziano, è quell'uomo anziano che va a vedere i lavori, sai, per la strada, che va a controllare il cantiere. No, ecco. Sì, l'avevo citato anche in tirocinio, mi sa. L'ho Ecco. È molto conosciuta lì. bella, okay. È molto bella questa canzone perché è proprio, no? Ci racconta di queste presenze, di queste persone che sono andate via senza il respiro. Ecco, l'altra cosa importante, che è quello è davvero una, penso che sia la peggiore delle paure, è questa morte particolare, una morte annegando nell'aria, insomma, morte di persone lucide, consapevoli, che sanno che stanno morendo, non trovano più aria nell'aria. Quindi questa è una cosa, io devo dire che insomma, nel mio piccolo la morte la frequento in tante misure, però una dimensione così profonda, dolorosa, lucida e quantitativamente enorme. Penso che, non so, a me non è mai capitato e immagino e penso che me ne libererò con molta fatica, ecco. Uno dei motivi per cui ho deciso anche tanto di fare interventi, interviste su queste cose è, come dire, è egoistico, è una forma di. Devo trovare i nomi, devo trovare le parole, così tutte le volte un pezzo di dolore se ne va. Il nostro pubblico forse non tutti lo sanno, ma tu appunto sempre al San Matteo di Pavia hai prestato servizio come supervisore, no? Psicologia dell'emergenza. Esatto. No, abbiamo fatto con un gruppo di colleghi giovani molto tosti, direi. Abbiamo fatto questo intervento che è durato dal 10, 12, 12, 14 di marzo, per me fino al 30 di maggio. Alcuni sono rimasti lì. Io poi, finita l'emergenza, un po' per così. Ho preferito, come dire, occuparmi poi di altre emergenze che sul versante più della fondazione, dei pazienti, insomma, mi vedeva impegnato. Grazie Massimo. Io avrei giusto un'ultima domanda, ma chiederei al Sì. nostro pubblico se magari qualcuno ha qualche curiosità, può scriverci sulla chat, noi ci comparirà, quindi potremo leggerla. E io nel frattempo, magari qualcuno si mette lì a scrivere, vorrei intanto ringraziare per la regia Filippo Elderico, nonché presidente dell'Associazione Lampioni Aerei, e vorrei rimandare il nostro pubblico ai successivi incontri che ci saranno sempre sul tema del simbolo. Il prossimo sarà condotto da Miriam Nicoli e vedrà come ospite appunto Enya Daniela Idda, che è una performer, regista e arte terapeuta, che ci parlerà del simbolo che si fa gesto nelle arti performative, e sarà il 6 luglio. Poi vi rimando al 13 luglio un altro incontro sempre condotto da Miriam, che parlerà del simbolo nella scrittura di un testo musicale con Leo Pusterla,
ben leader dei Terry Blue, che è autore ormai di oltre un centinaio di testi in inglese, francese, italiano, e che tra l'altro è, da poco uscirà il suo quarto progetto discografico, e quindi lo avremo come ospite di questa rassegna. E poi l'ultimo incontro sarà il 20 luglio con Angelo Martinez, musicista, arrangiatore e splendido didatta, che ci parlerà del simbolo nella pratica educativa. Rubato un po' di tempo, nessuno ha scritto, allora vado io con l'ultima domanda e poi ci salutiamo, ma in realtà hai un po' risposto. Ho trovato molto interessante quando mi hai detto in una precedente nostra conversazione che le persone con disagio psichico, o meglio pazienti psichiatrici, paradossalmente stavano meglio di noi in questa fase Covid, no? Probabilmente, come dicevi tu, perché sono riusciti a dare un nome, una certa concretezza al disagio, no? Quindi sì. Se vuoi spendere due parole un po'... Sì, ma guarda, questo davvero è stato una... Poi, ripensandoci, forse ci potevamo anche arrivare. Ha sorpreso sia me che Gian Pietro, ha saputo questo aspetto di grande compostezza, di grande tenuta in questa dimensione. Ci eravamo dimenticati in qualche modo che forse noi abbiamo sempre avuto a che fare con dei prigionieri. Sono prigionieri delle loro paure, delle loro angosce. Ecco, è arrivata un'angoscia da fuori che ha dato il nome a ciò che accadeva. Questa è una fase, ad esempio la fase 2, in cui sta tornando la complessità dell'esperienza psichica, in cui ci troviamo davvero in una dimensione di ritorno di questa diffidenza, difficoltà, paura, faccio, non faccio, esco, non esco. No? Prima la notizia era chiara e non si esce. Parlando in una lezione che ho fatto tempo fa, tra gli alunni di questo gruppo c'era una ragazza con dei problemi molto gravi di vista. E io all'inizio, insomma, siccome non conoscevo bene il gruppo, chiesi a loro come stavano, c'era il lockdown all'epoca, era una lezione così su questi mezzi, diciamo, tecnologici. E lei mi disse, ma sai, io tutta la vita che sono in lockdown, non è che questa cosa mi abbia. E questa è una cosa interessante, penso che il lockdown sia stata davvero un'esperienza per quelli che in realtà non hanno difficoltà. Perché la libertà è un po' come l'aria, no? Ti accorgi che manca quando non ce l'hai, altrimenti qual è il problema? Ecco. Se col Covid abbiamo capito che il respiro non è da dare per scontato, col lockdown abbiamo capito che abbiamo qualcosa di prezioso, che è incontrarci, uscire, fare, toccare, abbracciare, baciare, e potrebbe essere un lusso che per tanto tempo non possiamo più permetterci. E questa è davvero una cosa sulla quale riflettere, anche in termini proprio di responsabilità, intesa come abilità di dare risposte, come capacità di... No, io vedo troppe cose, chi sfida, chi fa il figo, va in giro senza mascherina, i nostri ex, per fortuna, ministri che vanno in giro a fare... No, cercando di grattare la pancia, immaginando che chi ci dice mettete la mascherina ci manipoli. Ecco, io tutti questi qua li porterei a fare un giro, adesso no, perché per nostra fortuna, però li avrei portati qualche mese fa in rianimazione con me a vedere cosa vuol dire portare un casco CPAP, cosa vuol dire essere intubati. Solo così è una... 3 minuti, non lo indossare, non mi permetterei, guardare la sofferenza dell'altro. Sì, sì, certe cose non ti vanno più via dalla testa. Grazie Massimo, grazie per questo incontro. Saluto voi. Tutti, saluto te e rimando il nostro pubblico al prossimo incontro del 6 luglio ore 20:30 con Enya Daniela Ida. Perfetto. Grazie ancora Massimo. A tutti. Grazie mille. Ciao Eleonora. Buona serata a tutti. Ciao ciao.